昭和から令和へ今明かされる三島由紀夫伝説の大討論。Con grande felicità e con una certa emozione che vi porgo il mio saluto a nome dell'Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone e l'Organizzazione dell'Ottobre Giapponese, la cui sezione cinematografica è da diversi anni realizzata in collaborazione con il Ravenna Nightmare Film Festival. Quest'anno avremo 3 programmi e apriamo con quello di oggi dedicato a Yukio Mishima, una delle figure intellettuali più importanti e più controverse del Giappone del XX secolo. Mishima si uccide in maniera spettacolare facendo il seppuku, il suicidio rituale degli antichi samurai, nel 1970 all'interno del quartier generale delle forze di autodifesa del Kanto, della regione di Tokyo. Questo suo atto sconvolgerà il Giappone. Un anno prima, nel 69, egli decide di partecipare a un dibattito con gli studenti del collettivo dell'Università Statale di Tokyo, al momento sotto occupazione. È una fase, quella della fine degli anni 60, di estrema turbolenza sociale anche in Giappone, caratterizzata da una forte conflittualità sociale e da un movimento studentesco particolarmente agguerrito, che non rifugge lo scontro violento con la polizia. Movimento studentesco che naturalmente, esattamente come accade in Italia e in altre parti del mondo, si incarna come riferente ideologico nella nuova sinistra, che non solo combatte il vecchio passatismo, ma anche trova inaccettabilmente chiusi le posizioni di partiti della sinistra istituzionale come il Partito Comunista Giapponese e, per non parlare, del Partito Socialista. Mishima quindi sa di entrare in un luogo a lui inospitale, dato che da diversi anni si era caratterizzato per una posizione reazionaria di destra in Giappone, esaltando la figura dell'imperatore e vagheggiando il ritorno del Giappone ai valori tradizionali. Ed è anche in questo senso che si inquadra il suo gesto che mette fine alla sua vita. In questo dibattito, a cui partecipano numerosi studenti, ha un grande eco all'epoca in Giappone, anche se poi viene dimenticato. Il documentario che vi presentiamo, che è un'anteprima assoluta, essendo uscito qualche mese fa in Giappone, del 2020 il film, ha messo insieme materiale d'archivio con interviste agli studenti, ormai persone avanti con gli anni, che hanno partecipato in prima persona al dibattito. E quindi è un documento che ci parla sia del Giappone del 1969, quando questo ultimo dibattito di Mishima avviene, ma è anche un film che ci parla e ci documenta di quello che è accaduto negli anni successivi a una generazione che aveva sperato di cambiare il Giappone e che invece ha finito per integrarsi in qualche modo in quello che era la società che combattevano. Un film quindi molto importante e essenziale per capire il Giappone di ieri e il Giappone di oggi. Spero che troviate anche voi questo film interessante, vi auguro buona visione e vi aspetto agli altri appuntamenti dell'Ottobre Giapponese. Grazie.